L'AIEA dentro la centrale nucleare, il direttore Grossi, abbiamo importanti informazioni. Putin, Ucraina, enclave antirussa va eliminata. Il segretario di Stato Vaticano Parolin al TG1 a Zaporizhzhia, si eviti escalation. La politica italiana cerchi convergenze su cose utili al paese. Caro energia verso nuovo decreto, ipotesi termosifoni giù di un grado e un'ora in meno, Draghi chiede di accelerare sul PNRR. A 25 giorni dal voto la sfida tra i leader è sul territorio, ma anche via social, emergenza energetica al centro del confronto. Brindisi uccide la ex fucilata e poi si toglie la vita. Il datore di lavoro della donna dice aveva paura di quell'uomo. In un video shock la morte di Elvira, investita a Napoli da una moto. La polizia stradale in aumento, automobilisti drogati o ubriachi. Sul tappeto rosso a Venezia c'è Cate Blanchett, protagonista di Tar. Al Lido anche l'omaggio a Vittorio Gassman nel centenario della nascita. E il figlio Alessandro dice mio padre sempre presente. Terremoto economico, così il presidente degli industriali Bonomi sull'emergenza energetica. A rischio 2 aziende su 10 se la Russia bloccasse le forniture. Da ottobre termosifoni giù di un grado e un'ora in meno di riscaldamento. Si studiano misure per il caro bollette per risparmiare energia. Draghi accelera sul PNRR. Proseguiranno fino a sabato a Zaporizhzhia i controlli della delegazione AIEA, la centrale atomica, ma l'agenzia lavora alla creazione di un presidio permanente. Via libera dell'EMA ai vaccini adattati alla variante Omicron. Tra 10 giorni le prime forniture in Italia, ridotto a 5 giorni l'isolamento con test negativo. Alla mostra del cinema di Venezia è stato il giorno di Cate Blanchett, protagonista di Tar, in cui interpreta una direttrice d'orchestra, un film su arte e potere. Termosifoni accesi un'ora in meno e giù di un grado. Il piano del governo contro il caro energia. Draghi ai ministri, sforzo straordinario per PNRR. A settembre decreti su scuola e balneari. La campagna elettorale Letta, PD sarà primo partito tra i giovani. Salvini, finita l'era dei tecnici. Meloni, scostamento extrema ratio. Conte, piano europeo contro la crisi. Ispettori delle Nazioni Unite nella centrale di Zaporizhzhia ancora per alcuni giorni. A Mosca il presidente di Lukoil cade dal 6° piano di una clinica e muore. Sfida l'EMA al vaccino contro Omicron per persone di età superiore a 12 anni. Speranza arriverà entro 10 giorni, lunedì il via libera dell'Agenzia del Farmaco. Nel Brindisino uomo uccide l'ex compagna fucilata mentre va al lavoro, poi si suicida, non accettava la fine della loro relazione. A Venezia è il giorno di Cate Blanchett che torna al Lido con un film sulle donne, il potere e i pregiudizi. 2 anni fa aveva presieduto la giuria. Parola d'ordine, austerità. I timori per la crisi energetica spingono l'Europa ad agire anche sul fronte dell'elettricità. Dopo aver chiesto la riduzione del 15% dei consumi del gas, si studiano un razionamento della luce. Stiamo valutando misure, annuncia Bruxelles, non solo per la fascia più debole, ma anche per quella media e le imprese. E mentre Confindustria parla di un'azienda su 5 in pericolo, arriva il piano di risparmio del nostro governo. Da ottobre termosifoni giù da 20 a 19 gradi e accesi per un'ora in meno. In arrivo un decreto contro il caro tariffe. Si chiama Galsi ed è il gasdotto italiano mai nato, un'occasione mancata per il nostro paese che aveva ottenuto l'approvazione e il finanziamento dell'opera dalla Commissione con 120 milioni nel 2010. L'impianto avrebbe dovuto consentire l'importazione dall'Algeria di 8 miliardi di metri cubi di metano, passando per la Sardegna fino alle coste della Toscana, Piombino, dove oggi si litiga per i rigassificatori, ma è stato mandato in fumo dalla giunta del PD guidata dall'allora governatore Rossi e oggi l'Unione punta l'indice. Roma si è disinteressata al progetto.
Bollette fuori dal comune, i rincari diventano insostenibili anche per i sindaci che incalzano l'esecutivo e battono cassa. Serve uno stanziamento straordinario di 350 milioni, altrimenti saremo costretti a dolorosi tagli ai servizi pubblici, avverte il presidente dell'ANCI De Caro. A rischio l'illuminazione di strade e piazze o il rispetto di regolari orari di apertura degli uffici. I municipi chiedono di non essere lasciati soli. Senza un intervento dello Stato i nostri bilanci sono destinati a saltare. Quella di una caduta dal sesto piano dell'ospedale in cui era ricoverato è solo una delle versioni che circola sul decesso di Rabil Maganov, a capo del colosso petrolifero Lukoil. La compagnia russa, in una nota, parla di scomparsa a seguito di una grave patologia. Fonti anonime dell'agenzia TASS invece di gesto volontario. Dal banchiere precipitato negli Stati Uniti ad altri oligarchi e manager, questo giallo è solo l'ultimo di una serie di morti eccellenti e misteriose di oppositori di Putin avvenute negli ultimi mesi e archiviate ufficialmente come suicidi. Malato di SLA non può tenere lo speed per un cavillo burocratico e l'assurda storia di Antonio, abitante di Iesi di 61 anni, da 11 immobile a letto. Senza l'identità digitale l'uomo non può accedere ai servizi di base della pubblica amministrazione, come pagare le tasse o consultare i referti medici, ma dopo aver presentato domanda alla Regione Marche si è sentito rispondere, si presenti di persona alle poste. La moglie, burocrazia ingiusta, quelli come mio marito in questo paese non hanno voce. Emergenza casa a Milano, via Salomone, quartiere popolare a sud-est della città. Una famiglia rom in pieno giorno irrompe in una palazzina, sfonda una porta e si appropria illegalmente di un appartamento del comune. Il tutto davanti alle telecamere del TG4 che documentano il blitz in diretta. Nell'alloggio, da ristrutturare dunque inagibile, si insiedono una donna col suo bambino. Dopo un primo intervento delle forze dell'ordine e degli assistenti sociali, la giovane viene autorizzata a restare, poi, col rifiuto di una sistemazione alternativa, viene allontanata. È stata denunciata per occupazione abusiva. Buonasera a tutti, benvenuti a Prima Pagina. Vediamo subito insieme i fatti principali di questo giovedì 1 settembre. Termosifoni giù di un grado e in funzione un'ora in meno nelle case e negli uffici pubblici. La prossima settimana il decreto risparmi al Consiglio dei Ministri. Attese anche misure contro il caro bollette per famiglie e imprese, ma si cercano le risorse. Via libera a procedure semplificate per l'installazione dei pannelli fotovoltaici. Contro l'emergenza bollette tutti invocano interventi immediati. Berlusconi agisce subito sì a rigassificatori, termovalorizzatori, energie rinnovabili. Meloni, lo Stato non ci deve guadagnare, tagliare oneri e accise. Salvini al TG5, meglio spendere 30 miliardi adesso che pagarne il triplo per la disoccupazione. Letta, raddoppio del credito d'imposta per le imprese e rateizzazione per le famiglie. Conte, agire in Europa con stoccaggio e tetto al prezzo del gas. Via libera alle domande online per ottenere il bonus trasporti con sconto fino a 60 euro sull'acquisto di abbonamenti annuali o mensili al trasporto pubblico, locale e nazionale riservato alle persone con reddito inferiore a 35.000 euro. La richiesta con SPID o carta d'identità elettronica al suo sito del Ministero del Lavoro, già oltre 150.000 le richieste. Stretta sul risparmio energetico anche in Germania, in vigore da oggi le nuove misure, spenti monumenti e illuminazioni pubblicitarie, temperature non superiore ai 19 gradi negli uffici pubblici. Anche Berlino, a lungo locomotiva d'Europa ma dipendente dal gas russo, alle prese con rincari record e bollette alle stelle. Il reportage dell'inviato del TG5. Forse lo scoppio della bombola gas di una saldatrice in sala macchine è la causa dell'esplosione su un rimorchiatore maltese ormeggiato al porto di Crotone, costata la vita al comandante dell'imbarcazione e a due marinai. Un altro ancora in gravi condizioni. La prua, lo scafo, la stiva. A 110 anni da un naufragio, il Titanic, ripreso per la prima volta con immagini in alta definizione da una spedizione americana. Colori e dettagli nitidi come mai prima del transatlantico adagiato sul fondo dell'oceano dopo l'urto con un iceberg in cui morirono 1500 persone.
L'emergenza energia ci spinge verso un inverno con limiti al riscaldamento, la temperatura massima ammessa per legge potrebbe essere abbassata a 19 gradi e l'accensione diurna accorciata di un'ora. Il governo prepara un provvedimento, esclusa la chiusura delle scuole il sabato, anche l'Unione Europea lavora su un razionamento. E dalla Russia arriva un nuovo ricatto sul petrolio. Il Cremlino fa sapere che sospenderà le forniture ai paesi ostili se imporranno un tetto al prezzo del greggio. Secondo il penultimo giorno di chiusura per manutenzione del gasdotto Nord Stream, ma il timore è che la riapertura venga posticipata. Mosca, il capo della potente società petrolifera Lukoil, muore cadendo dalla finestra di un ospedale. Maganov era ricoverato dopo un infarto. L'agenzia TASS parla di suicidio, ma ormai lunga la catena di morti eccellenti nella cerchia di Putin. Gli esperti dell'agenzia atomica visitano la centrale di Zaporizhzhia. Elvira travolta e uccisa sul lungomare di Napoli da una moto pirata. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano il mezzo che, impennando a folle velocità, scaraventa a terra la 34enne. Il ragazzo alla guida è stato fermato e senza patente. Non solo cinema, al Festival di Venezia sbarca anche l'alta moda nel segno dello stile. Sul red carpet riflettori puntati sul look delle celebrità che faranno tendenza nella prima serata in canto il raffinato ed elegato black and white. Alla madrina Rocío Muñoz Morales far brillare la notte delle star non possono mancare lustrini e paillettes. Nessuno vuole Cristiano Ronaldo, la triste parabola del portoghese fino a qualche anno fa stella del calcio mondiale, ora rifiutato da tutte le squadre, per tutta l'estate ha cercato un club impegnato in Champions, ma dovrà accontentarsi dell'Europa League restando al Manchester United. L'integrità fisica della centrale ucraina di Zaporizhzhia, occupata dalle truppe russe, è stata ripetutamente violata. Non lasciano dubbi le durissime parole del direttore generale della AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Sono bastate 2 ore di ispezione per capire cosa stia realmente accadendo nella più grande centrale d'Europa. Ancora sotto il fuoco incrociato di Mosca e Kiev, i russi chiedono una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza su Zaporizhzhia entro il 6 di settembre. E dal presidente russo Putin ancora dichiarazioni di fuoco. L'Ucraina è un'enclave antirussa che va eliminata, dice, parlando da exclave invece di Kaliningrad, l'unico sbocco per la Russia sul Mar Baltico tra Polonia e Lituania, staccata dal territorio stesso della Russia. Poco prima, partendo da Mosca, aveva deposto un mazzo di rose rosse accanto alla bara di Mikhail Gorbaciov. È l'unico omaggio, perché il presidente russo non andrà ai funerali dell'ultimo presidente sovietico, che non saranno esequie di Stato. E sempre a Mosca c'è un altro giallo sulla morte del presidente della compagnia petrolifera Lukoil, apertamente schierato contro l'invasione dell'Ucraina. Ravil Maganov sarebbe caduto dalla finestra della clinica centrale di Mosca. La sua morte è, come si sa, l'ultima di una serie di casi almeno sospetti. Dall'inizio della guerra 9 oligarchi russi sono morti in circostanze difficili da spiegare. Il governo metterà a punto entro la prossima settimana il decreto contro il caro bollette, in attesa del price cap europeo e di conoscere l'entità delle entrate per lo Stato della tassa sugli extra profitti delle grandi compagnie. Stamattina in Consiglio dei Ministri il titolare della transizione ecologica, Cingolani, ha presentato un pacchetto di misure, tra le quali la riduzione fino a 2 gradi e 2 ore di meno per la accensione dei riscaldamenti. Draghi pressa i ministri e chiede loro di realizzare 11 obiettivi del PNRR entro fine settembre. E un'altra agenzia, quella europea del farmaco, ha approvato oggi i vaccini anti-Covid-19 di Pfizer e Moderna, adattati alla variante BA1 di Omicron. Saranno destinate alle persone che hanno già ricevuto la vaccinazione primaria contro il virus. Giovedì ci sarà il via libera anche dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Le quarte dosi aggiornate potranno essere somministrate, secondo il Ministro della Salute, tra poco più di una decina di giorni.